mostra PIS è nata da una discussione accurata che ho avuto con l'artista Edoardo Cobra riguardo la sua possibile personale, prima personale italiana. Edoardo e io avevamo in comune una passione, un'attenzione alle tematiche sociali, quindi abbiamo pensato insieme a una serie di dipinti che raccogliesse i volti che più sono legati al concetto di pace. Tra questi personaggi, prima di tutti Malala, Yousafzai, che è stata anche scelta da Edoardo Cobra per il muro in esterna. Un volto parla da sé, come appunto uno sguardo parla da sé, e in questo caso il personaggio, in particolare Malala, come anche Gandhi o Mandela, sono personaggi che portano una carica, una potenza che non ha bisogno neanche poi di spiegazioni e comunque rimanda a quello che loro hanno concretamente fatto e quello che sono stati. La mostra PIS fa parte del progetto Spray for Your Rights. È un progetto curato da me e dalla Dorothy Circus Gallery, legato sia alla street art sia alle tematiche sociali. Abbiamo trattato quindi dal tema dei diritti delle donne con Cobra e Malala ai diritti, diciamo, della diversità, del diverso. Edoardo ha sempre trattato tematiche sociali nella sua arte, diciamo che in ogni sua opera si può leggere uno sfondo sociale. L'attaccamento alle tematiche sociali di Edoardo Cobra deriva dalla sua provenienza. È un artista brasiliano cresciuto a contatto con quella che è la realtà delle favelas ed è un artista che viene dalla strada. Lui dipinge, cerca di dipingere fedelmente quello che vede. Poi ha un suo codice, questo codice in qualche modo caleidoscopico che lo contraddistingue. Quella è la sua cifra, che tra l'altro viene dal lavoro del padre che faceva tappeti, quindi questo suo codice è qualcosa di molto personale legato alla sua storia familiare. E attraverso la sua ricerca riusciamo a entrare in quello che è l'anima del personaggio rappresentato, in particolare attraverso la resa degli occhi. Quello che infatti ci impressiona di Malala è questo sguardo che è assolutamente tagliente e penetrante. E gli occhi sono non solo lo specchio dell'anima, ma poi in qualche modo possono riflettere quello che c'è in esterno. Quello che è successo con Malala, che è stato particolarmente emozionante, è che non solo Malala rappresentava quello che era all'interno del contesto su cui è stata dipinta, perché Malala è stata dipinta sulle pareti esterne di un edificio occupato da moltissimi stranieri. Malala ha parlato a chi era fuori e a chi era dentro. In qualche modo possiamo noi vedere anche il nostro sguardo, quindi è una doppia apertura ed è un modo per comunicare veramente, non è soltanto un concetto che ti arriva, è uno scambio.